Non ho cercato di rimanere fedele, io credo di essere stato molte volte infedele alle mie idee, per fortuna, insomma, e di essere rimasto sempre coerente con me stesso. Il mare Mediterraneo, lei dice, si sapeva, era cosa nota. Si può dire altrettanto del territorio di Trapani Marsala, di questa provincia, come base per la raffineria dell'eroina e come territorio dove il potere della mafia è particolarmente forte proprio perché è più controllato e ci sono meno ammazzamenti e meno mattanza che non a Palermo? Insomma, il destino pare essere stato toccata e fuga per chi ha osato o dovuto mettere mano nelle questioni di mafia, massoneria, intrecci occulti di potere e di palazzo. Una Trapani dei misteri che fa certo titolone sugli organi di informazione, ma non porta buon nome alla provincia e soprattutto non le consente, liberandosene per sempre, di decollare nello sviluppo che merita, nella civiltà del terzo millennio, nella qualità della vita che la coscienza civile sempre più richiede. Noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena di trovare un posto.